Buongiorno a tutti. Questa mattina mi trovo qui a raccontare la mia esperienza e metterla così a disposizione di tutti. E per parlare del progetto Vita Indipendente, progetto che ora viene riconosciuto fra gli altri con la sigla ICD, ma che io comunque preferisco continuare a chiamare Vita Indipendente, perché credo che sia fondamentale non travisare il significato proprio e la filosofia che dà senso a questo progetto. Vita Indipendente nasce negli anni 60 negli Stati Uniti come un movimento organizzato da un gruppo di studenti disabili che rivendicarono il loro diritto all'indipendenza e all'assistenza personale indiretta, perché volevano alloggiare nel campus insieme a tutti gli altri studenti, anziché nell'ospedale come era di consuetudine negli atenei americani. La filosofia di Vita Indipendente giunse in Italia molto più tardi grazie a persone disabili che hanno lottato e che si sono spese per questo. Cos'è la vita indipendente? La vita indipendente è l'unico e insostituibile strumento che permette alla persona con disabilità fisico-motoria grave di poter gestire la propria vita, di compiere le proprie scelte autonomamente, di vivere alla pari di un qualsiasi altro essere umano. È per noi disabili la libertà, in una parola. La vita indipendente si realizza mediante la figura dell'assistente personale. Queste progettualità permettono a noi disabili di scegliere a nostro piacimento la persona che dovrà assisterci e che dovrà diventare le nostre gambe e le nostre braccia. Persona che potrebbe avere anche una formazione professionale, ma anche no. L'importante è che sia scelta da noi e che vada bene a noi. Per quanto riguarda me, da ottobre sono entrata a far parte di un progetto di vita indipendente. Ho assunto la mia assistente personale, Ramona, e attraverso di lei per 8 ore al giorno io sono perfettamente autonoma ed indipendente dai miei genitori. Sono libera di scegliere come trascorrere la mia giornata, di andare all'università nella città di Verona, piuttosto che ai consigli comunali, alle riunioni, oppure anche agli appuntamenti musicali e ai provini, essendo io anche una cantautrice. Attraverso la figura di Ramona io riesco ad autodeterminarmi. Attraverso di lei si plasma la persona e la volontà di Maria Laura. Senza di lei io andrei incontro ogni giorno ad una morte sociale. Uso questi termini molto forti perché comunque, per quanto una persona normodotata abbia empatia e sensibilità, non potrà mai comprendere nel profondo quale possa essere la situazione di un disabile che vive senza assistenza personale. Un disabile senza assistente vive chiuso in casa. Un disabile senza assistente deve subire le scelte degli altri. È costretto ad inglobare la propria vita a quella dei propri genitori, qualora abbia la fortuna di averceli. Rischia di trascorrere il resto della propria vita in un istituto per morirci dentro. E che razza di vita può fare un disabile internato in un istituto? Può solo subire la lentezza delle giornate che gli scorrono davanti agli occhi come delle diapositive. L'istituzionalizzazione è per noi disabili uno spauracchio che ci perseguita quotidianamente, perché credo che nessuno di noi voglia finire in una casa di cura con un ritmo di vita giornaliero scandito dagli orari degli operatori sociali. La politica deve mettersi bene in testa che la massima aspirazione di un disabile non è certo quella di farsi portare a passeggio nei giardinetti con la copertina sulle gambe. Sia ben chiaro. Noi vogliamo studiare, vogliamo laurearci, vogliamo lavorare, crearci una famiglia e vogliamo essere utili alla società. Noi pretendiamo solo di vivere una vita alla pari delle cosiddette persone normodotate, con le loro stesse identiche limitazioni. Come può intervenire la Regione Veneto? Innanzitutto deve fare informazione, ovviamente in sinergia con i comuni, con i servizi sociali. Io prima di un anno e mezzo fa non sapevo neanche che cosa fosse la vita indipendente. L'ho saputo casualmente dopo aver conosciuto su Facebook una ragazza di Torino che aveva la mia stessa patologia. L'informazione è necessaria perché in certe situazioni le persone disabili sono talmente chiuse in un limbo di solitudine e di emarginazione che non lo sanno nemmeno loro di che cosa hanno bisogno.
tantomeno immaginano che ci sia un modo per uscirne. Alcuni disabili sanno solo che soffrono e che la vita è brutta, quando invece non è così. Per questo bisogna informarli. La seconda questione che la Regione Veneto deve risolvere sono i tempi della burocrazia. Non è possibile che io presenti la domanda nell'ottobre del 2012 per ricevere la prima metà del fondo solo nel novembre 2013. Ho aspettato 13 mesi per avere neanche l'intero fondo, ma solo la prima metà. Perché non dimentichiamoci che questi fondi che noi percepiamo attraverso le nostre ASL di riferimento valgono come rimborsi di spesa già sostenute precedentemente. Ma come diavolo fa una famiglia ad anticipare 1.600 euro di stipendio mensili ad un assistente per 13 mesi? È un controsenso assurdo. Ma allora vogliono aiutarci o è una messa in scena? Perché queste ASL hanno dei tempi così lunghi? Cos'altro devono fare di più importante che occuparsi dei propri utenti? E perché... Perché pretendono la rendicontazione di spesa ancora prima che l'utente abbia beneficiato del fondo? Non è così che si aiutano i disabili e le loro famiglie. Mi spiace. La terza istanza in cui la Regione Veneto deve urgentemente impegnarsi è l'entità del fondo dedicato all'assistenza domiciliare. I progetti che vengono attuati in Veneto, compreso il mio, prevedono cifre che sono ridicole. Da ottobre ho iniziato a fare una discreta vita indipendente. Solo che con la cifra annuale che la mia ASL ha stabilito per il mio progetto riesco a ricoprire 5 mesi su 12. Io il 15 marzo dovrò licenziare la mia assistente e mi ritrovo così punto e a capo in attesa che arrivi sto benedetto fondo dell'ICD per il 2014. Quindi, se esiste questo fondo bloccato, se è vero quello che dice Sernagiotto, perché non c'è tanto da crederci secondo me, come vi anticipò qualche mese fa, sappiamo tutti che Sernagiotto ha la sensibilità di un elefante che cammina in un giardinetto di fiorellini. Se è vero che esiste questo fondo bloccato, questo fondo va assolutamente chiarificato e messo a disposizione e in fretta. L'assessore e i consiglieri delegati devono adoperarsi per questo. I fondi per l'assistenza domiciliare vanno triplicati, quadruplicati per garantire un'esistenza dignitosa e libera ai cittadini disabili, perché il vero significato di vita indipendente è progettare il proprio futuro, scegliere la propria abitazione, scegliere dove e con chi vivere, senza essere obbligati a vivere in una particolare sistemazione e impedire di essere isolati e vittime di segregazione, come recita l'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite ratificata dal nostro governo. Vita indipendente è importante non solo per noi disabili, ma per lo Stato stesso. Se pensiamo che una persona ricoverata in una casa di accoglienza costa allo Stato dai 6 ai 7 mila euro al mese, quando invece per un progetto serio ed efficace di vita indipendente ne bastano 2.000-2.500, se il progetto serio ed efficace, possiamo notare quanto il risparmio sia notevole. Ecco che allora la vita indipendente si traduce in un valido modello di welfare, perché in realtà non riguarda più solo la persona disabile, ma riguarda tutti, anche coloro che non ne usufruiranno mai e che non ne avranno mai bisogno. Quello che, non voglio dire il politico, ma l'essere umano in generale, non ha ancora capito da questa arida e avida esistenza terrena, è che aiutando gli altri salva se stesso. La spiritualità delle persone si manifesta e assume significato quando aiutiamo i malati, i più deboli e gli ultimi. Viviamo in una società dove i malati gravi vanno a manifestare con tanto di respiratore davanti a Palazzo Chigi per essere curati e per chiedere assistenza, per essere assistiti nelle proprie case. Ma ci sembra questo un paese degno di essere chiamato un paese civile? Lavoriamo per gli altri e adoperiamoci per gli altri. Solo così, a mio avviso, possiamo salvare anche la nostra spiritualità.
E qui concludo.